Come qualcuno avrà potuto capire, io sono Pasquale Dignola, visto che sono stato già citato e poi dopo con Peppe faremo i conti. E volevo anch'io ovviamente associare i miei saluti e ringraziamenti alla platea presente in sala, che come vedo essere piacevolmente numerosa. Il mio, oltre che un saluto, vuole essere un intervento legato al perché nasce il portale web di informazione Casoria 2, e soprattutto l'impatto che questo sito avrà sul nostro territorio. Oggi è sicuramente il momento della festa, come qualcuno ha detto, è il momento di rendere tutti voi partecipi per la nascita di questa nostra piccola creatura. Ma io credo che questa serata rappresenta soltanto un continuum, diremmo uno step, fatto di molti mesi, in cui ognuno di noi ha sacrificato del tempo. Chi ha il proprio lavoro, chi ha la propria famiglia, chi mettendo a disposizione le proprie case, i propri uffici professionali, le proprie esperienze personali per realizzare questo sito. Ma ci terrei a sottolineare che la nascita di questo sito ha avuto il contributo di due elementi che oggigiorno difficilmente si sente parlare, ossia il cuore e soprattutto la passione civica. Quando ho iniziato questa esperienza a Casoria 2 qualche anno fa, vi era l'allora direttore Peppe Storti, al quale va il mio saluto e il mio ringraziamento per avermi accolto a Casoria 2 con il suo consueto garbo e con la sua gentilezza. Ma da allora molte cose sono cambiate. La squadra, come ama definirci il direttore, si è fatta sempre più numerosa e direi soprattutto vogliosa di mettersi in gioco e soprattutto di dare qualcosa a questo territorio. Certo, dare qualcosa, perché io credo che scrivere un articolo o fare una riflessione non sia soltanto un mero esercizio di carattere grammaticale, ma è importante, direi fondamentale, per una società che possa comunque definirsi normale. Scrivere una notizia non significa soltanto portarla a conoscenza del lettore, ma vuol dire suscitare in lui una critica positiva o negativa, vuol dire determinare e scaturire nello stesso lettore una riflessione. La riflessione genera il confronto genera cultura, che è un elemento fondamentale per ogni democrazia. Abbiamo pertanto sentito l'esigenza di realizzare questo sito, come già mi hanno spiegato precedentemente i miei colleghi, perché riteniamo che una città così grande e soprattutto così importante come Casoria non poteva attendere una settimana per venire a conoscenza di determinati accadimenti locali. E quindi ecco i requisiti che, bene diceva prima il direttore, della istantaneità, dell'immediatezza della notizia, che oggi attraverso questo portale di informazione cercheremo di dare. Con non pochi sacrifici. Qualche settimana fa sono andato a trovare il direttore nel suo ufficio, il quale, in virtù della mia prossima iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti, mi ha regalato un libro. Questo libro ha il titolo della Deontologia del giornalista. Ebbene, leggendo questo libro mi sono segnato un passo di uno degli autori, Michele Patripilo, che parla della buona informazione e come dovrebbe essere la buona informazione. Patripilo usa dei termini come etica, etica dei doveri, etica delle virtù, etica delle responsabilità ed etica delle verità. E alla fine conclude che nella scelta di questi elementi si gioca la libertà dell'individuo e il suo agire eticamente buono o cattivo. Vedete, noi non abbiamo mai avuto la presunzione, né tuttora abbiamo la presunzione di fare una buona informazione. Sicuramente è il nostro auspicio, è il nostro obiettivo, ma credo che sia il cartaceo e sia il sito debbano stimolare nel lettore, in chi ci segue, quel principio dell'etica in cui, come scrive appunto Patripilo, si determina e si genera la libertà di ogni individuo. Concludo ringraziando tutti i presenti, facendo un in bocca al lupo a tutti noi per questa avventura e consentitemi di ringraziare in particolar modo il direttore Troise, con il quale a volte non mancano diversità di vedute, ma senza il quale questa sera non saremmo potuti essere qui. Grazie.